Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giulio di Muscoli a Vita. È domenica mattina, mi sono appena fatto una doccia e volevo dirvi: è da 3 giorni che mi sveglio più o meno sempre allo stesso peso, 72,8 kg, come potete vedere qui in sovrapposizione. Terzo giorno di fila, sto colpendo i miei macronutrienti, nonostante io stia mangiando fuori, eccetera. Riesco a stimare bene, uno per l'esperienza che ho, dato che lo sto facendo da comunque un annetto e mezzo, e poi ovviamente seconda cosa, usando una delle applicazioni, MyFitnessPal, eccetera, posso prima di andare al ristorante controllare il menu, stimare, pensare quello che penso, stimare, mettere tutto nell'applicazione, e questo mi aiuta comunque a colpire quasi molto precisamente o più precisamente di come non potrei altrimenti i miei numeri di macronutrienti e calorie giornaliere. Comunque, terzo giorno di fila che mi sveglio a 72,8 e proprio uso questo esempio per farvi capire che il fat loss, ovvero la perdita di grasso, non è un processo lineare. Tu potresti star colpendo ottimamente i tuoi macronutrienti e calorie, e per una settimana vedi che il peso non scende. Questo è dovuto a fluttuazioni in ritenzione idrica e altro. Magari mangi più carboidrati, mangi al ristorante, quindi hanno messo più sale, più olio, eccetera, eccetera. Però è garantito che, nonostante il fat loss non sia lineare, se voi colpite giorno per giorno i vostri macronutrienti, calorie, se rispettate il programma, vedrete che magari avrete 3-4 giorni in cui vi sembra che non perdete peso, ma poi inizierete a perdere peso velocemente, ed è quello che appunto sono quasi sicuro che succeda anche a me. Vedremo se nei prossimi giorni scendo sotto i 72,8, magari arrivo a 72, mi piacerebbe sotto i 72. Comunque, detto questo, iniziamo la giornata. Come detto prima, è quasi mezzogiorno, io sto in piedi da 2 ore e mezza e ovviamente ho fatto il digiuno intermittente bevendo solamente dell'acqua, e utilizzo questa occasione per dire a tutti che ho ricevuto alcune domande al riguardo. Praticamente l'intermittent fasting, in realtà, ragazzi, non è una tecnica speciale magica che vi fa bruciare più grassi, no, è semplicemente una tecnica che utilizzo io quando sono in un deficit calorico e devo mangiare poco cibo. La utilizzo in modo da poter permettermi di mangiare dei pasti più grossi e più soddisfacenti per il resto della giornata, e quindi la mattina faccio il digiuno intermittente. Non è per tutti, c'è gente che la mattina si deve svegliare e deve mangiare e fare colazione subito, ad esempio Simon, che se lui non fa colazione non riesce a prendere adeguate calorie per la giornata. Quindi il digiuno intermittente non è per tutti, ma io vi consiglio, non dovete vederlo come o oh sì, faccio il digiuno intermittente o no. Vedetelo come una tecnica che potete utilizzare, ad esempio il sabato sera, se voi sapete già che uscite a cena al ristorante con gli amici e vi farete una pizza. Se voi avete paura di non rientrare nei vostri macronutrienti e calorie per la giornata, la cosa più semplice da fare in assoluto è semplicemente, durante la mattinata di quella giornata, di fare il digiuno intermittente. In questo modo salvaguardi un po' di calorie che potrai poi utilizzare per la tua cena. Quindi vedetelo come una tecnica per aiutarvi a rimanere in un deficit calorico a dieta, e non vedetelo come questa tecnica dei guru per bruciare più grassi. Ragazzi, è ora mezzogiorno, io quindi mi sono svegliato 3 ore fa, un'oretta fa mi sono bevuto il mio primo caffè, o in realtà matcha, come già sapete se mi seguite da un po' di tempo, e mi sono bevuto il primo matcha. Volevo un attimo correggermi, perché nei video passati ho detto che la caffeina era ideale per sopprimere l'appetito. In realtà mi sono letto una nuova ricerca scientifica, lo sapete, io non so tutto, mi leggo la ricerca, quando esce una nuova ricerca io voglio condividerla con voi, quindi mi sono letto questa nuova ricerca, la metto ora in questo momento sullo schermo, che fa vedere, ha preso 2 gruppi e li ha sottoposti a un gruppo ha dato della caffeina quando stavano a digiuno, e all'altro gruppo ha dato invece semplicemente delle bevande tipo acqua o comunque delle bevande che non contenevano alcuna caffeina, e i risultati nei 2 gruppi sono stati identici, quindi non ci sono state alcune differenze tra i 2 gruppi. Quindi in termini di fame, di livelli della fame, se bevi caffeina o bevande senza caffeina, sempre gli stessi risultati. Quindi volevo un attimino correggermi, e non dovete per forza bere del caffè o una Monster, un energy drink per sopprimere la fame, bensì bere più acqua, bere più liquidi, magari anche quando mangiate, durante i vostri pasti, se bevete più liquidi vi aiuta a riempirvi, sentirvi un po' più sazi, e se siete a dieta questo è perfetto. Comunque, detto questo, sta uscendo il sole a Manchester, dai, ce la fa? Sta uscendo il sole a Manchester, sono mezzogiorno, fra una mezz'oretta mi sparo il mio pre-workout e vado con Simon in palestra, noi ci vediamo lì. E prima di andare in palestra mi sparo questo metà del cookie come pasto pre-workout, zuccheri e grassi per darmi l'energia necessaria per affrontare il workout. Allora ragazzi, io qua ho il mio pre-workout, 200 mg di caffeina.
prima della palestra, caffeina, sempre ottimo kick per andare più forti. Questo è il MyPre di MyProtein, nuovo gusto raspberry lemonade, non ho mai provato e devo dire abbastanza molto dolce ma buono, ve lo consiglio. Comunque Simon si sta sparando un po' di musica per caricarci. Io il MyProtein, di solito bevo del caffè, ma ve l'ho detto, quando faccio gambe sono stanco, soprattutto il weekend che magari esco la sera prima, mi faccio il mio MyPre. Se volete, link in descrizione, non sono affiliato, tranquilli, quindi non faccio soldi, niente. Però MyProtein penso che sia veramente, io ho visto tutte le varie opzioni ed è quella più economica, qualità alta, i prodotti sono buoni, gusti buoni, eccetera eccetera. Quindi lascio il link qui sotto. In questo momento noi ci pompiamo e ci becchiamo in palestra. E ragazzi, benvenuti a questo workout. Ovviamente le clip sono velocizzate, io non vado così veloce. E oggi lower body hypertrophy, quindi veramente il giorno in cui alleno la parte superiore, scusate, parte inferiore del corpo con forma corretta e un numero di ripetizioni più alto e un tempo di recupero minore. Inizio ovviamente con un po' di mobilità. Mi avete chiesto intanto che cosa faccio per la mobilità. In realtà ragazzi, semplicemente non ho un piano specifico, ma semplicemente entro, prendo questo foam roller e veramente provo a rimuovere la tensione in tutti i muscoli che sento che mi fanno male. Quindi inizio sempre con la parte superiore del corpo perché lì mi fanno sempre male i muscoli. E poi le gambe per farci entrare un po' di sangue, far passare un po' di sangue e farli riscaldare per bene. Finisco con un po' di stretching, ma non più di 10 secondi di stretching per non per minimizzare appunto l'effetto che potrebbe avere lo stretching sulla forza poi durante i set. Qui inizio col primo movimento, ovviamente il movimento composto king proprio delle gambe, che è lo squat. Ed è veramente da poco che ho iniziato a considerare bene la forma per gli squat e mi ha cambiato completamente il gioco. Praticamente quello che dovete fare è mettervi con la punta dei piedi rivolti un po' verso l'esterno e quando prendete il peso veramente concentratevi a sentire il peso che scende sui talloni. Quindi non dovete stare in punta di piede quando fate gli squat, ma veramente sedervi sul tallone. Come vedete qua, i miei piedi non si muovono, le punte di piedi sono quasi immobili e io scendo bene mettendo tutto il peso sui talloni e spingendo con i talloni. La cosa essenziale da fare, che mi ha veramente cambiato il mondo con questo squat, è prima di tutto andare parallelo o più in basso, come vedete qui. Parallelo o più in basso per fare tutto il movimento con la forma corretta. La seconda cosa, veramente un consiglio chiave che vi voglio dare, è immaginate di iniziare il movimento dal bacino, quindi aprite bene quelle gambe quando scendete e spingete coi talloni. Troppa gente veramente si vede le gambe che si muovono sotto il carico, invece provate a spingere quelle ginocchia verso in fuori e noterete un netto miglioramento nel vostro squat. Lì ho fatto 3 serie da 10 ripetizioni con 2 minuti di recupero tra ogni serie. Mi sembra che ho utilizzato un carico abbastanza basso. Passo dunque al secondo movimento composto della giornata. Questi sono gli stiff leg deadlifts per fare i femorali, i muscoli femorali, ovvero la parte posteriore della gamba e anche il lower back. Questo è un ottimo movimento e mi aiuta anche tanto quando faccio il deadlift sollevare più carico, perché è come se fosse un deadlift ma fatto a metà, ovvero non eliminate quasi la parte necessaria delle gambe e vi concentrate ad aumentare di forza sulla parte della schiena del lower back. Qui potete vedere Simon che prova a alzare il mio carico e non ci riesce perché qua sono 100 kg e Simon non ce la fa. Comunque qua mi rivedete fare il movimento, notate per bene come prendo, ovviamente sto usando gli straps perché il mio avambraccio non è così sviluppato e molto probabilmente non riesco a fare 10 ripetizioni proprio per la forza, mi manca la forza nell'impugnatura, devo allenarla, ma come vedete la schiena rimane quasi drittissima, le spalle pure non escono, le retraggo e non escono, la scapola rimane retratta. E provo veramente a muovere tutto e a stringere il sedere, i glutei e il lower back per fare questo movimento. Questo dovete fare attenzione perché se lo fate con troppo carico e con una forma scorretta vi potete veramente fare male, ma se no è veramente il mio movimento composto preferito per le gambe dopo gli squat. Qui vedete, primo movimento di isolamento, qui 12 ripetizioni con mi sembra 16 kg al lato.
E questi si chiamano i walking lunges e dovete anche qui spingere su col tallone, non con la punta dei piedi o col centro dei piedi che vi fate male, ma col tallone. Se andate con un passo più lungo, sforzate di più la parte, appunto, i muscoli femorali, la parte posteriore della gamba. Se invece il passo è più corto, più breve, sforzate di più i quads, quindi la parte davanti della gamba. Qui faccio i polpacci come al solito, rest pose training. Se vedete uno degli ultimi miei video, è proprio lì, vi faccio vedere esattamente che cos'è il rest pose training style. Poi passo, ovviamente, ogni volta che faccio gambe concludo facendo gli addominali. Qui mi vedete fare un weighted leg raise, anzi knee raise. E questo è un movimento pazzesco, ho iniziato a incorporare da poco e sto vedendo i netti miglioramenti. Qua, come vedete, non sto usando il momentum, vedo tanta gente in palestra che pensa di star facendo questo movimento bene, muovendo le gambe, utilizzando il momentum. Guardate qua la mia schiena, le mie braccia sono immobili, l'unica cosa che muovo veramente sono gli addominali. Contraggo bene gli addominali perché per sviluppare una buona tartaruga dovete veramente contrarre quegli addominali. Questo poi è il mio secondo movimento per gli addominali della giornata, movimento preferito, abbastanza avanzato. Se non riuscite a fare questo movimento, iniziate facendo i knee raise side to side. Qua proprio è un po' più avanzato. E ovviamente concludo perché provo veramente a massimizzare proprio finché non ce la faccio più a battere questi addominali, perché alla fine per l'estate, se volete gli addominali, dovete uno avere una massa grassa abbastanza sufficientemente bassa per farli vedere, ma seconda cosa dovete svilupparli. Tanta gente pensa che basta fare altro, non devi colpire direttamente gli addominali, ma in realtà io ho notato che se li colpisci direttamente 2, 3, 4 volte a settimana, diciamo a giorni alterni, è ottimo. Grazie per aver ascoltato questo workout. E ragazzi, noi abbiamo appena finito la palestra, è andata molto molto bene, per me e Simon un po' meno bene. Eri un po' stanco, ma questo ritorno al fatto che ogni 2-3 workout, magari due vanno benissimo, il terzo va un po' meno bene. Spero vi sia piaciuto il footage, comunque di alta qualità, che sto iniziando a portare questa telecamera in palestra. E detto questo, noi in questo momento ritorniamo a casa, io mi voglio vedere la Juve per capire chi vince questa serie, eh? Poi mangeremo qualcosa, noi adesso andiamo a casa e vi facciamo vedere quando siamo là. Ragazzi, il mercatino di Manchester. Sammy, guardi. E ragazzi, noi siamo appena tornati a casa e ci stiamo vedendo ovviamente il secondo tempo della partita della Juve, che vedremo se vince il campionato. Io mi faccio il mio primo pasto, pasto post-workout. Lo so, un attimino bizzarro, però rientra macronutrienti e calorie perfettamente. Li metto sullo schermo in questo momento. Io mi godo questo panino col pollo e sweet chili chicken, uno yogurt, questo yogurt quark qua, perché non focalizza, non lo so. Un protein cookie e un po' d'uva. Io mi godo questo pasto, noi ci vediamo più tardi. E ragazzi, noi siamo qua, siamo tornati a casa, stiamo tutti un po' lavorando, c'è anche Valerio là che sta concentra sul suo business, quindi se vi circondate con gente comunque che vuole lavorare di più, quello è veramente una tecnica per voi. Se volete dare di più nella vostra vita, circondatevi di gente che ha i vostri stessi obiettivi, desideri, eccetera, eccetera. Vi aiuta molto con la motivazione e la determinazione, sicuramente. Però io non ho mai, diciamo negli ultimi 2-3 vlog non ho mai parlato veramente direttamente a voi e mi va di farlo in questo momento. Se mi state seguendo all'inizio o se siete nuovi, lo sapete che io praticamente sto a dieta da 8 settimane. Quest'inverno ho bulkato, ho fatto un bel super bulk, doveva essere un lean bulk, ma ho finito per mangiare, mangiavo veramente tantissimo e sono ingrassato, sono andato da 72 a 80 kg. E infatti metto qui una foto così mi vedete quando ero appunto al apice del mio bulk, che ero abbastanza cicciotto. E poi mi sono detto, quando Christian Guzman ha deciso di fare Summer Shredding, mi sono detto perché no, magari partecipare anch'io. E quindi per questo motivo è da 8 settimane, più o meno 8 settimane che io sono a dieta e me ne mancano 2, forse 6 settimane.
Boh, comunque, è iniziato più o meno a metà marzo e ora stiamo a metà maggio. Io sto a dieta da lì, mi sono fatto due, diciamo una settimana di pausa quando sono stato in vacanza. Se non l'avete ancora visto il vlog, andatelo a vedere, uno magari è 10 video fa, il mio vlog in vacanza. Un full day of eating di come mangio e come pu puoi anche tu mangiare quando stai in vacanza per non completamente disfare tutti i tuoi gains. E quindi sono da 8 settimane a dieta, mi restano 2 settimane ancora di questa dieta aggressiva. Provo ad arrivare magari a 71 kg, 70,5 kg. Sì, lo so, è un peso basso, ho già ricevuto dei messaggi che mi dicono: cazzo, stai diventando magrissimo, che cosa stai facendo? Lo so, ragazzi, è semplicemente, me lo sono posto come obiettivo, voglio partecipare a questa sfida, eppure se non vinco. È stato, diciamo che ho perso 8 kg perché avete visto la mia foto di prima, avete visto come sono adesso. Quindi questo è il mio piccolo update, mi mancano 2 settimane, ci voglio andare abbastanza pesante, voglio perdere quegli ultimi 2 kg e poi penso che il mio fisico sta a posto per l'estate e per riprendere una fase, un lean bulk, quindi una fase di presa di massa. Quindi se siete ancora qua a guardare, vi voglio ringraziare veramente tantissimo, mi dispiace se ho fatto più o meno 2 mesi in cui mi sono soffermato e mi sono concentrato a farvi capire come potete anche voi introdurre la dieta flessibile, l'intermittent fasting, eccetera, eccetera, queste tecniche per veramente stare a dieta, stare in un deficit calorico nel modo più sostenibile, più, diciamo, in cui ti puoi godere la vita, che alla fine per quello si chiama così il mio canale. Alla fine siamo tutti umani, la cosa più importante, ragazzi, è la nostra vita, è quello che le relazioni che abbiamo, eccetera, eccetera. Il fitness deve andare ad arricchire la nostra vita, ma non può sicuramente, come direbbero gli inglesi, take over, non può essere tutta una fissazione sul fitness, cioè, se no, che senso ha? Il fitness deve arricchire, questo è il mio piccolo update, quindi ancora 2 settimane di questa dieta e poi vi darò veramente tutto quello che vi serve, programmi, nutrizione, eccetera, per appunto aumentare la massa. Quindi, detto questo, mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale che mi aiutate a crescere, buttateci un like come sempre perché lo sapete, è solo grazie a voi che posso crescere, quindi se ci buttate un like, questo video raggiungerà più gente. Io vi voglio ancora ringraziare di cuore, mi raccomando, andateci forti e noi ci vediamo domani. Ciao ragazzi!